Ben ritrovati, finalmente dopo una lunga pausa riprendiamo la nostra campagna con il Regno di Francia e le sue innumerevoli guerre. Allora, abbiamo due battaglie da fare, no? Contro Balduino e il signor Guido e Folco Obertenghi. Signor. Allora, qui potrei attaccare, ma voglio aspettare i rinforzi. Non ti impallare subito. Anche perché c'è questo di Ildebrando Scolari che si avvicina. Quindi sì, è meglio aspettare. Qui invece potrei attaccare. Où devons-nous frapper? Magari faccio Oui, Seigneur. un forte sul ponte. Potrei arruolare mercenari, ma non ho soldi. E non ho soldi neanche per il forte. Allora, 232. Ok, tu sei in movimento e va bene. Poi abbiamo René d'Albert. Oui, signore. Proviamo a estorcere Que qualche voulez-vous nous dire, mon soldino. ami? Informazioni geografiche. Dammi un pagamento di due, magari tre. La proposition est raisonnable, elle nous agrée. Ok. Merci. Allora, Vos ordres? Seigneur. Sì, 375, quindi posso farlo il forte, ma non qua. Ok. Nous sommes en route. Perfetto. Oui, Seigneur. Nous bâtissons les défenses. Allora, Oui, Seigneur. tutto torna da lui. Oh, la fusion des troupes va nous rendre invincibles, mon roi. Ci sacrifichiamo. Oui, mon roi. À vos ordres. Questi 16. Oddio, forse gli arcieri. Très bien. Vabbè. Ok. E con questo Vos attacchiamo ordres. questo, perfetto. Seigneur. Prima però volevo aprire questa qui. Le informazioni diplomatiche. Grazie. Allora, la Borgogna è alleata di Germania, il Sacro Romano Impero e Aquitania. E quindi niente, anche se non è tanto forte. L'Aquitania è alleata di Leon, ok, e della Borgogna ed è in guerra con Tolosa. Ora Tolosa, dove sta? Tra l'altro sono in, ma vabbè, bancarotta è per modo di dire, perché magari stanno a zero. Quindi Tolosa, che è alleata di Aragona, Barcellona, è come nemico questo. Allora, delle fazioni spagnole, Leon è alleata della Aquitania ed ha come nemico Aragona. Aragona ha come alleato Tolosa. Quindi in teoria posso muovere un diplomatico per stringere un'alleanza con Aragona. Sì, secondo me è fattibile. E Tolosa. Quindi sì. Chiudiamo un attimo il pannello. Questo
questo a Francoforte no, questo è Angers, che è questo qui appena mosso. Questo che sta a Venezia, no? La Toscana la lasciamo perdere perché è alleata dei milanesi e quindi è un po' inutile. Quindi ci muoviamo per di qua. E Oui, tout de suite. proviamo a stringere un'alleanza con Aragona e con Tolosa, che dovrebbe stare giù in Francia. Quindi sono un po' indeciso se muovere questo diplomatico da questo punto di vista. C'est un honneur, Seigneur. Potrei provare a muoverlo per di qua, magari. Oui, tout de suite. Clermont. Tolosa dovrebbe stare da qualche parte qui, giù a sud. E questo è. Poi, per quanto riguarda il nord, diciamo ci vuole ancora un po'. Reputazione 100%. Alleati tutte le unità. Sì, le unità. Milano, Venezia, Toscana. Toscana no, però è alleata di Milano, quindi. Bremen, sì. La Borgogna va bene. E la Polonia e l'Ungheria. Ah, pure l'Ungheria. Come nemici abbiamo soltanto, dal loro punto di vista, i Luticiani e la Francia. Luticiani che sono un po' isolati perché hanno solo nemici e partner commerciali con la Baviera. Baviera, reputazione 78, relazioni 80, amichevole. Potrei provare a stringere un'alleanza con la Baviera. C'hanno nemici la Boemia, poco mi interessa. Penso che la cosa più interessante qui sia la Svevia. 80-85, nemica Milano. Alleata la Sassonia, che era nostra alleata. Nostra alleata, ma. Oddio, forse è ancora viva. Mi pare di capire che qui ci sia ancora una città sassone, del Ducato di Sassonia. Quindi, se stringo un'alleanza con loro, che sono a loro volta alleati di Tolosa. No, sono alleati di Tolosa, ma ci commerciano. Quindi, magari la Baviera. Sì, posso provare a creare un. Diciamo un polo opposto al Sacro Romano Impero giù in Germania del Sud con Baviera e Svevia. Spero la Svevia mi possa fare qualcosa contro i milanesi. Gaspare, la nostra spia. Oui, mon Francoforte. roi. Sì. Zurigo. Della Svevia. Magari posso fare che. Je sollicite une audience avec. Gibt es etwas zu besprechen, guter Mann? Allora, se tu mi dai informazioni geografiche e io ti do informazioni geografiche, magari ti do anche 100, quindi dici. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht. Danke. Ah, però. Non male la Baviera, tutto sommato. Se mi entrassi in guerra con i tedeschi del nord, sarei felicissimo. Comunque questo sembra tutto territorio bavarese. Je Andiamo per sollicite di qua un'audience e avec leurs cerchiamo dignitaires, un'alleanza con Seigneur. la Svevia. Per quanto riguarda qui. Oui, mon roi. Sì, lo mandiamo dai Luticiani, magari facciamo un'alleanza, adesso vediamo. Mi dice che qui c'era un insediamento sassone. Non sono aggiornate le mappe, effettivamente. Oui, Seigneur. Potrei provare a muovere una spia a nord? J'explore les environs. Oddio, i sassoni ci sono, ma. Credo che stiamo assistendo ai loro ultimi spasmi. Però ci sono i norvegesi, i danesi. Da quel punto di vista con i danesi potrei provare
a conquistare a tempo perso Groningen. La cedo a loro, così diciamo c'ho questa zona qui chiusa. No, mi rimane giusto Münster, Monaco. No, Münster non è Monaco, Munchen è Monaco, mi pare. Münster è Münster. Sì, è un po' territorio bruttino effettivamente, però magari con il tempo potrei gestirlo meglio. Quindi adesso dobbiamo aspettare dei soldi per mettere a posto queste unità. Se non sbaglio qui stavo facendo... No, qui ho messo a posto tutto. Eh sì, stavo facendo queste, che poi mandavo a sud, a nord magari. Ho questi, A vos ordres. che non mi dispiacciono. Quindi a questo punto direi che possiamo lanciarci Où nella devons-nous battaglia frapper? tanto desiderata con Balduino. Préparez-vous au combat! On joint Saint-Denis! Dieu soit remercié pour cette victoire! Oui, mon roi. Nous partons! Prêt à servir! Molto bene. Pour la France, mes amis! No, per un Donnez-lui turno. la gloire et la Va victoire! bene, va bene. Allora passiamo e vediamo cosa accade. Dei movimenti di diplomatici e vedo delle truppe che si muovono. Altre truppe dell'Aquitania che vanno a sud. C'è stata forse un assedio dal rumore. Milano che mi assedia quella città. Questo è un buon segno perché mi libera, diciamo, spazio di manovra per su a nord. Diplomatici vanno dai bavaresi. Non bene. Addio, Ducato di Sassonia. No, grandissima Sassonia che resiste. E vabbè, ci ha provato, ci ha provato. Però hanno ancora delle piccole unità in giro. Sbarco dei danesi? Pare di no. Allora, rapporto di soldi meno 2607. Continuiamo a calare, quindi devo fare qualcosa per i soldi. Ah beh, sono l'assedio, giustamente. Allora, Utrecht è stato riparato il muro. Molto bene. E potrei anche riaggiustare le unità con nuove reclute. Troyes abbiamo fatto i campi di grano. Rapporto di reclutamento. Boulogne. Leve contadine. Liegi. Leve contadine e Utrecht che abbiamo riaddestrato le truppe. Allora, ragionando un attimo qua su a nord, Oui, questa mon roi. posso muoverla? Très bien. Sì. E Seigneur. la muoviamo verso Utrecht. D'accord, Seigneur. Magari anche questi potrei muoverli verso Utrecht. Sempre che non mi si rivoltano. Seigneur, à vos ordres. D'accord, Seigneur. 115, Oui, no. mon roi. D'accord, Ok. Seigneur. E questo è sistemato. Notizie dal mondo. I Fatimidi sono in tregua con l'Emirato di Zirid e la Carinzia con Venezia. Metz è sotto assedio, Trier è sotto assedio. Adesso questi assedi li risolviamo. Prima però... C'est un honneur, Seigneur. Oui, tout de suite. Ah, passo bloccato. Certo qui c'è un bel esercito. Allora, prendiamo questo.
Oui, seigneur. E vai. Oui, tout de suite. Non farti bloccare anche della strada, eh. Oui, tout de suite. Continuiamo ad avanzare. Queste bruciale e va via così. Poi. Oui, seigneur. Procediamo verso gli svevi. Je sollicite une audience avec leur dignitaire, seigneur. Oh, c'era la città. Madonna. Vabbè. Quale è più vicino? Je poursuivrai ma route demain, seigneur. Poi. Diplomatico. Oui, mon roi. Ai Lutigiani. Greetings. Lutigiani, se mi fai un attacco ai tedeschi. Ti do 900. A most generous proposal. Buono, buono. E proviamo ad andare per di qua. Ok. Questi soldi li devo investire intanto qui. Oui, mon roi. Raduniamo le truppe. Nous partons, oui, mon roi. Avec honneur. Seigneur, seigneur. Tu va bene qua, tu vai qua. Ok. Allora. Cinque turni. Qui c'è zero. Potrei fare un porto, costa 3.000. Sei turni. Mi dà un ordine pubblico e un aumento delle tasse del 3%. Questo 5 turni. Questo mi dà 1318. 2.000. 9 turni, questo va bene così. Questo tasse normali. Questo mi aumenta del 5%, no, l'ordine pubblico. Per 1.000 si può fare. Questo è 5. Qui potrei fare dei campi. Questo stiamo facendo produttore di lance che mi dà i feudali, uomini in armi, gli uomini in armi feudali. Non mi ricordo se a colonie si potevano fare. No, strano. In teoria ci dovrebbe essere. Forse non hanno fatto l'edificio. Può essere. Sì, sono bloccati a questo. Serve una grande città superiore. Ok. Questo che penso ci sia. E i diritti dei cittadini, delle città. I city rights. Sì, questo è di questo. La torre. Si possono fare unità crociate. Vabbè, allora qui aspettiamo. 2.000. Io questi 2.000 li investirei magari per arruolare delle truppe. Oppure qui facciamo dei soldi. Questo mi dà dei cavalieri. Forse è meglio fare questo. Ok. Ok. Direi che ho fatto quello che potevo fare. La spia qui non so quanto mi possa servire. Oui, signor. Magari facciamo un'ultima occhiata. No, questo è dei Lutigiani. Questi sono i norvegesi.
Direi può bastare così qua. Questi sono in movimento, questi sono in movimento. 35 minuti che non ci faccio niente. Vos ordres? Adesso con questi attacchiamo questi e con questi facciamo questa battaglia qua. Oui, seigneur. Ci vediamo al prossimo video. Allora, questo era molto da preparazione e ragionamento. Gli agenti li ho mossi, quindi sì, va bene così.